Amici di Radiofonica, siamo qui allo Sharper 2024 con Andrea Capotorti e Carlo Taticchi del Dipartimento di Matematica e Informatica. Ci presentano quindi come cane e gatto come scelgono le macchine e scopri il matematico che è in te. Parlateci appunto di ciò che presentate. Salve, sì, io sono Andrea Capotorti di Matematica e sì, qui presentiamo questo evento gioco, diciamo così, perché cerchiamo un po' di sfatare il mito, no, della matematica che è lontana dalla realtà e che è così, diciamo, non voglio dire odiata, ma vista sempre un po' come una cosa inarrivabile, incomprensibile, odiata un po' da tutti i banchi di scuola. E per questo invece portiamo attraverso dei piccoli esperimenti, giochi molto semplici, però far capire che la matematica in realtà è dappertutto, in tutti i fenomeni reali, e stuzzica anche ovviamente la logica per capire come mai funzionano determinate cose o addirittura certe cose non è possibile che succedano. Quindi un po' poi la matematica ha tante sfaccettature, infatti di fatto è un'attività che è portata avanti in parallelo da quattro aree, quattro anime della matematica, che sono l'analisi, la geometria, l'algebra, la probabilità e la statistica, e che essendo comunque separate ma hanno questo filo comune appunto di permeare un po' tutta la realtà. E allora stimoliamo le persone a così scoprire magari che cosa li può attrarre di più, e poi alla fine un piccolo premio per chi sceglie una determinata materia. Prego, Carlo. Ciao a tutti, io sono Carlo Taticchi e invece sono un informatico, e l'intervento che proponiamo oggi a Sharper riguarda una tecnica particolare dell'intelligenza artificiale che si chiama classificazione. E è uno strumento che serve alle macchine per riconoscere le cose. E nell'intervento di oggi infatti proponevamo come esempio giocattolo, un po' anche per far divertire un po' le persone, per raccontargli un po' una storiella, la differenza tra cane e gatto. È un compito quello di capire qual è il cane, qual è il gatto, che alle persone viene naturalissimo, difficile insomma che qualcuno non riesca a distinguere, a meno che non sono proprio simili razze di cani particolari. È un compito molto semplice che a noi viene naturale, ma che per le macchine in realtà è molto molto complesso. Ci sono delle tecniche di intelligenza artificiale che calcolando con grandi moli di dati a supporto riescono a dotare queste macchine di una sorta di intelligenza, almeno per quanto riguarda questi piccoli task da svolgere, quindi distinguere un animale da un altro, ma anche cose più complicate come riconoscere una specie particolare di pianta o di fiore, che già è un pochino più complicato anche per le persone che non sono troppo esperte, familiari con un certo dominio, oppure applicazioni anche ancora più complesse e che addirittura sono negli strumenti che usiamo tutti i giorni, nelle nostre tasche. Il riconoscimento facciale dei nostri smartphone è un altro esempio di tecniche di classificazione in cui il computer impara a riconoscere la nostra faccia e quando la vede sblocca il nostro telefono. Benissimo, allora vi ringraziamo comunque per questo intervento qui, per presentare i vostri progetti, insomma ciò che mostrate, insomma, per far apprezzare di più la matematica e per far comprendere di più il nostro mondo tecnologico. Vi ringraziamo e buonanotte ai ricercatori. Grazie a voi. Grazie a voi, buon proseguimento.